ritrovati a Competere Professione Giornalista, la rubrica di Competere Journal che risponde ad una domanda: come si svolge la professione giornalistica? Ospite della rubrica il giornalista Giuseppe De Silva, benvenuto. Grazie e bentrovata. Oggi parliamo ancora di formazione continua professionale. È possibile essere esonerati dalla formazione continua professionale e se sì, quando? È possibile essere esonerati se si dimostra di avere una causa che impedisce l'attività di formazione. Va da sé, una malattia, un problema di salute è una causa che l'ordine riconosce come appunto invalidante e quindi è possibile, dimostrando di avere questo tipo di purtroppo situazione, è possibile non seguire appunto la formazione. Così come magari degli altri interventi, diciamo, è possibile eliminare dalla formazione se si ha appunto una causa che l'ordine può riconoscere come ostativa rispetto alla formazione stessa. Se c'è un collega che fa l'inviato, va da sé che facendo l'inviato il collega potrà magari poco frequentare i corsi di formazione e quindi questa è una causa che potrebbe in qualche modo impedire al collega di frequentare i corsi di formazione e l'ordine riconosce che c'è un impegno superiore rispetto appunto all'obbligo formativo. Peraltro aggiungiamo un attimo, Nicoletta, facciamo una battuta, che i colleghi che poi lavorano, ovviamente, fermo restando il fatto che c'è l'obbligo di legge, è chiaro che il collega finisce poi con l'aggiornarsi di fatto, secondo quello che dice anche il nostro contratto, con l'attività professionale che svolge. Un giornalista può seguire un corso di formazione organizzato da un ordine regionale diverso da quello di appartenenza? Assolutamente sì, può scegliere attraverso la piattaforma SIGEF il corso che più aggrada e anche in base ad un piano di studi che il giornalista può fare rispettando il famoso numero di 20 crediti nel triennio della deontologia, può scegliere di frequentare un corso anche in una regione diversa rispetto all'ordine regionale di appartenenza e può frequentarlo tranquillamente. Cosa accade invece nel caso di inosservanza dell'obbligo formativo? Diciamo che ultimamente il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha dato nel 2018 in pratica una serie di linee guida. Va da sé che l'obbligo formativo deve essere rispettato, quindi partiamo da questo presupposto. Ci sono le cause ostative evidentemente che possono essere valutate, ci sono però, noi sappiamo anche in base alla legge numero 69 del 63, delle sanzioni, no, che può subire il giornalista nel caso in cui il suo comportamento non sia conforme alla deontologia professionale. Quindi le sanzioni che sono previste per questo tipo di attività, appunto non rispondendo alla deontologia, possono essere applicate nel caso in cui un giornalista abbia evaso completamente nel triennio l'obbligo di formazione. Noi sappiamo che bene o male si può avere un minimo rispetto alla formazione di 15 crediti annuali, no, grosso modo, anche se noi sappiamo che bisogna raggiungere i 60 nel triennio. Però nel caso in cui si dimostri appunto che ci sia una attività ostativa, si sia raggiunti i 15 crediti annuali, si riesce a non avere sanzioni. Ma nel caso in cui ci sia uno zero nella casella dei crediti, allora il Consiglio dell'Ordine può decidere una eventuale applicazione di una sanzione nei confronti del giornalista. Una censura, una sospensione, magari prima una censura. Se poi si insiste, ci sarà una sospensione dall'attività professionale. Si potrebbe arrivare addirittura alla radiazione, ma insomma questo non ce lo auguriamo, no? Ricordiamo che a livello locale esistono diverse realtà associative che curano e tutelano gli interessi dei giornalisti, come il bisogno formativo. Tra queste c'è Assostampa Napoli Nord. Sì, Assostampa Napoli Nord è un'associazione professionale e culturale, possiamo dire, che fa capo al consigliere regionale dell'Ordine dei Giornalisti Massimiliano Musto, che è anche il nostro direttore, e che segue appunto le attività professionali e ha proposto una serie notevole di corsi di formazione professionale proprio in questa struttura. Gli associati possono fruire ovviamente di questi servizi di Assostampa Napoli Nord e molto spesso si fa riferimento ad Assostampa Napoli Nord anche per problematiche appunto ordinistiche, quindi il nostro Massimiliano si preoccupa di mettere insieme una serie di energie per poter offrire dei servizi ai giornalisti. È una realtà che è presente nel territorio napoletano, in particolare Napoli Nord, e che tutti gli amici e colleghi che ci seguono in quest'area possono avere nella loro agenda come un soggetto giuridico che può risolvere problematiche, può fare assistenza per la formazione e può aiutare i giornalisti in quelle che sono le problematicità, diciamo così, della professione. Come ogni settimana, la parola della professione. La parola di oggi è
SIGEF. Introduciamo le novità relative alla piattaforma SIGEF. Sì, è appunto la seconda volta che ne parliamo, ma è doveroso, perché in questo momento ne parliamo dal punto di vista tecnico, diciamo così, mediatico di trasmissione dati, ecco, mettiamolo in questi termini. È possibile oggi accedere ai servizi della piattaforma SIGEF attraverso un'applicazione che possiamo scaricare attraverso il web sui nostri telefonini, e attraverso questa applicazione noi possiamo iscriverci ai corsi, controllare che ci arrivino i certificati relativi alla nostra presenza e soprattutto quando andiamo al corso possiamo attraverso il telefonino manifestare la nostra iscrizione con un codice che chiaramente la segreteria riconosce, e quindi attraverso questa semplice dimostrazione col telefonino di questo codice noi possiamo eliminare il passaggio cartaceo che comunque dà fastidio. Peraltro sappiamo che noi dobbiamo presentare questo codice in apertura del corso di formazione, ma anche alla fine. Questo è stato chiaramente pensato per evitare che qualche collega facesse un po', anche in questo caso, no, ci sono i furbetti del quartierino, no? Anche in questo caso ci può essere qualche collega che dice: buongiorno, sono qui, comincia la formazione e poi magari svicola, no? Allora, ovviamente, questo è un fenomeno che non può essere accettato né condiviso, e di conseguenza, per evitare che ci sia questa problematicità, il codice deve essere presentato all'ingresso e anche alla fine. Anche perché, Nicoletta, ricordiamo che i crediti vengono acquisiti in base alle ore di formazione. Per ogni ora c'è un punto di formazione. Quindi se io vado via prima, invece di acquisire 4 punti, per esempio, per un corso di 4 ore, ne avrò acquisiti 2. Quindi non avrò perduto quelle 2 ore, ma non avrò acquisito neanche delle ore che in realtà non ho poi frequentato. No? Ringrazio Giuseppe De Silva. Grazie a voi per l'ospitalità. Arrivederci.